Sì, Antonello, momenti frenetici qui a Milano dove è appena avvenuto un grave incidente. Ma vediamo le immagini. Mamma, guarda com'è fermo il treno col pensiero. Queste le ultime parole di Giannetto Bagno, conosciuto anche come il mago di Lambrate. Il ragazzo 17enne che proprio questa mattina si era recato con la madre alla stazione della metro e dopo essersi posizionato sulle rotaie ha cercato di dimostrare a quella genitrice che non lo aveva mai incoraggiato quanto valesse come mago sensitivo. Dopo pochi minuti, purtroppo, il treno in direzione Gessate lo ha preso in pieno senza nessuna esitazione, anzi quasi con fierezza. L'autista è ancora sotto shock. Ho cercato di frenare, ma la paura, ho schiacciato ancora di più. C'è nato una mattina botta, fenomenale, ha fatto, volato come una catapulta, ho fatto come una catapulta, ma... Il corpo di Giannetto è stato sbalzato, pensate, a 7 fermate di distanza, talmente tante che il controllore di Gessate gli ha fatto anche la multa. E purtroppo il biglietto era fino a Cologno e non era valido per Gessate. E tra l'altro gli ho dovuto fare una multa per ogni parte del corpo che passava. È stata aperta un'inchiesta per scoprire le cause e i responsabili di questa grave sciagura che ha fatto perdere la vita al povero Giannetto. È stato gli zingari, sono stati zingari! Gli amici lo ricordano così. Giannetto era un ragazzo basso. Era magro e aveva gli occhi marroni. Sì, Antonello, e ora siamo qui con la signora Clorinda Bagno, la madre del povero Giannetto che proprio questa mattina, ricordiamolo, è stato tranciato da un treno in corsa. Signora, cosa ha provato quando ha visto suo figlio morire proprio davanti ai suoi occhi? Cosa ha provato? Ci renda partecipe. Dolore, sconforto, invidia, un pizzico di malizia? La signora non risponde e allora lo chiediamo a voi. Cosa avrà provato la signora Bagno quando suo figlio è morto? Sconforto? Invidia? Dolore? Un pizzico di malizia? Mandate un SMS all'845 4040. Ci sono in palio magnifici premi. Da Neri Pupazzo è tutto, a te la linea, Antonello.